Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nell'episodio numero 50, signori, incredibile, 50 episodi consecutivi giornalieri di questa serie, non ci avrei scommesso nemmeno io, signori. Allora, prima di partire col video, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date alla serie e al canale. Vi ricordo di iscrivervi e di far iscrivere chiunque voi conosciate, perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Ci riusciremo? Non si sa, ma no, ci stiamo provando, signori. Io, almeno io, la mia costanza ce la sto mettendo, anche se Costanza non lo sa, però va bene. Detto questo, possiamo partire col video e evitare altre cretinate. Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Prima cosa, dobbiamo ammazzare una botta di mucche. Seconda cosa, abbiamo 46 livelli, li sprecheremo tutti per incantare libri in modo tale da cercare di rendere la nostra armatura e i nostri attrezzi un pochino più resistenti, anche se dovremmo ottenere un po' di mending con il villaggero che da quel lato di là scambia e ci dà il libro di mending, signori. Dopodiché qui è spawnato il golem fuori, purtroppo, perché signori ho allargato qui la zona dei morti del golem e quindi giustamente è diventata una zona di spawn anche per i golem. Altra piccola novità, abbiamo due mucche fuori dal recinto, non so perché queste due mucche sono uscite dal recinto, non so cosa stiano facendo in questo momento e non mi interessa, signori. Non mi interessa, abbiamo degli obiettivi che dobbiamo portarci avanti. Quindi abbiamo detto, per prima cosa, ammazziamo le mucche. Senza pietà, signori, ne abbiamo fin troppe, non c'è bisogno di farle riprodurre per avere un po' più di... Dai, è così, tanto... Facciamo fuori un po' di mucche, è giusto, signori, nessuna mucca sta venendo maltrattata, non vi preoccupate, state tutti sereni, facciamone fuori giusto qualcuna. Ok, dovremmo recuperare 43 pezzi di pelle, sono tantissimi, con questa spada è fantastico. Poi, signori, vedo una cosa interessante, ovvero che i nostri bellissimi polli hanno mangiato, sono cresciuti, se non sbaglio. Sono cresciuti tutti e due, sì, quindi li possiamo andare a far riprodurre senza perdere tempo. Ok, mi hanno dato un ovetto che andremo a tirare qui, vediamo, niente, ci accontenteremo di quello che hanno figliato loro. Dopodiché torniamo alla zona qui, mettiamo a posto i semi, recuperiamo tutta la carta che abbiamo, più o meno, non proprio tutta, ho una mela. Le mele ci servono, signori, quando un giorno, non si sa quando, andremo dall'Ender Dragon, le mele d'oro ci servono come il pane e non come le mele. Qui sto cuocendo il rame, signori, perché ora faremo, episodio 50, faremo un piccolo altarino, ovvero degli obiettivi, un piccolo altarino degli obiettivi. E trasformiamo tutto questo in libri, dai, è così, qua poi mi scrivi libri. Bravissimo, vediamo quanti ne riusciamo a fare. Penso che bastano 20 libri, penso che ci bastano e ci abbondano anche. Decisamente sì, anche perché avremo, se no forse 6 incantesimi da poter fare e 50 libri sono un bel po', signori. Decisamente un bel po'. Questo lo mettiamo qua, sto cercando di fare un poco di ordine. Qua abbiamo della carne che dobbiamo mettere a cuocere. Dobbiamo anche creare una sorta di fornace veloce. Allora, a noi interessano incantesimi sui libri che ci diano qualcosa per rafforzare l'armatura e le armi. Contraccolpo non ci deve fare leggero, però potenza 4 non ci interessa perché l'arco ce l'abbiamo e manco queste ci servono. Contraccolpo 1, flagello l'altro, niente, facciamo contraccolpo 1, signori. Lo mettiamo da parte e poi lo libereremo. Andiamo avanti, vediamo cosa otteniamo. Perforazione, affinità all'acqua, potenza 4, ma mi dai sempre gli stessi cosi, perforazione. Andiamo male, signore, andiamo maluccio. Andiamo avanti, altro libro, altro giro, altra corsa, vediamo che peschiamo. Affilatezza, anatema e flagello degli artropodi 3, 4. Un fragile altropodi non ci serve. Vediamo ancora affilatezza 1, signori. Che ci dà? Affilatezza 1. Affilatezza 1. Perforazione 1. Qua abbiamo preso 3 incantesimi. Atterraggio morbido 1. Contraccolpo 1 e protezione 1. Abbiamo finalmente un protezione, signori. Strano ma vero. Abbiamo finalmente un protezione. Protezione 1. Potenza 2. Respirazione 3. Respirazione 3. Noi dovremmo già avercelo, se non sbaglio.
Se non sbaglio noi... Aspettate, devi... Ok. No, abbiamo respirazione 2. Le cose cambiano qui, signori. Le cose cambiano perché noi potremmo fare o prendere questo respiro... Potenza 1, potenza 2 o respirazione 3. Potremmo prendere una respirazione 3 o un protezione 1. Prendiamo protezione 1, signori. Sembra stupido, ma prendiamo protezione 1. Prendiamo protezione 1, deciso. Protezione 1, che già con un'altra protezione 1 che dovremmo avere, con questo già abbiamo protezione 2, che già possiamo mettere da qualche parte. Già è tanta roba, signori, perché respirazione, protezione 1, lealtà 2, efficienza 4. Efficienza 4, noi potremmo prendere efficienza 4 e metterlo su un'accetta. O anche su una pala, o prenderci una protezione 1 e andare avanti così. Prendiamo una protezione 1 e andiamo avanti così, signori. Ci interessano le protezioni per l'armatura, flagelli e artropodi, potenza 2 e potenza 3. Ecco, questo è inutile. Questo è qualcosa di inutile, perché potenza 3, noi abbiamo potenza 4 sul coso. Quindi prendiamo questo flagello e artropodi che non serve a niente. Infatti lo mettiamo qua da parte e andiamo avanti, signori. Andiamo avanti, andiamo avanti. Efficienza 1, affiatezza 2. Protezione 3, perfetto, protezione 3 è tanta roba, protezione 3 è tanta roba, signori. Potenza 1, anatema 2, perforazione 4. Potenza 1, ma non ci serve a nulla, non ci serve a nulla. Andiamo, andiamo, stiamo facendo tutti gli incantesimi di 1, stiamo... protezione 1, fortuna 1, potenza 4, protezione 1. Stiamo facendo tutti gli incantesimi di 1, signori, che stiamo per protezione 1. Impalamento e carica rapida. Ma chi se ne frega, protezione. Sta pigliando tutto protezione da 1. Incredibile, incredibile. Incredibile. Contraccolpo, protezione dai proiettili, aspetto di fuoco. Non mi sembra molto utile niente tutta questa. Non mi sembra utile niente tutto questo. Contraccolpo. Pigliamo contraccolpo, signori, che dobbiamo fare? Pigliamo contraccolpo e via. Lo mettiamo qui. Mettiamo da parte. Questo video è stato affidatezza, potenza, efficienza 4. Dai, dai, abbiamo gli ultimi tre incantesimi. Ce lo spariamo così. Efficienza 4. Efficienza 4 la potremmo mettere. Però l'accetta la potremmo. Affidatezza 1, dai. L'accetta la possiamo costruire. Anzi, sapete che facciamo? L'accetta la andiamo direttamente a costruire. Quanti diamanti mi sono rimasti a me in tutto questo? Da quant'è che piove? Scusate, avevo levato l'audio del gioco, quindi per un tratto avete sentito solamente la mia voce senza sentire minimamente l'audio del gioco. In tutto questo l'episodio doveva avere un'altra finalità, quella di fare il monumento, diciamo la scalata, 4 diamanti, quindi ne abbiamo 3 giusti giusti per farci l'ascia. E ascia che possiamo andare ad incantare e vediamo con... Un ultimo incantesimo da 3. Che cosa ci esce fuori, signori? Noi ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Dovevamo avere un'altra finalità noi oggi in questo video, ma lo porteremo a termine. Efficienza, indistruttibilità, efficienza 4. Perfetto. E ci ha dato solo efficienza, mi sembra giusto. Abbiamo finito gli incantesimi, signori. Abbiamo finito gli incantesimi. Efficienza, potenza. Efficienza 1 non ci interessa. Va bene. Abbiamo finito gli incantesimi, posiamo questi libri qua, posiamo quelli che non ci servono, potenza, protezione 3 ci serve, flagelli di artropodi, affilatezza, protezione, protezione, contraccolpo non ci serve, perforazione non ci serve, affilatezza non ci serve, protezione, protezione e protezione. Perfetto. Passiamo velocemente qui alla nostra bellissima incudine e facciamo protezione con protezione e abbiamo un protezione 2, interessante, questo... Perdiamo atterraggio mobile e contraccolpo che non ci servono e li mettiamo qui. Abbiamo un protezione 2 che ci sta bene, signori. E poi non ce l'ho un'altra protezione, scusatemi. Scusate l'ignoranza. Perforazione, contraccolpo, affilatezza, impalamento, affinità all'acqua, fiamma, potenza, efficienza, contraccolpo, perforazione, potenza, flagello, protezione 1. Dicevo che ce l'avevo un altro. Dicevo che ce l'avevo un altro, signori. Dai. Protezione 1 e protezione 1 abbiamo protezione 3, un protezione 2, quindi facendo un rapido qui abbiamo protezione 4,
Protezione 3 qui ce l'abbiamo e qui no, ok. Quindi protezione 3 e protezione 4. Ok, quindi direi che possiamo mettere qui un bellissimo protezione 3 e che ci costa 3 livelli e già sbanchiamo. Dopodiché prendiamo protezione... No, prendiamo questo e lo lasciamo qui. Prendiamo protezione 2, protezione 2 ci diventa protezione 3, lo mettiamo qui, mettiamo gli stivaletti e andiamo, signori. E adesso iniziamo a avere meno paura di tutti. Signori, abbiamo una signora armatura. Adesso non è il massimo, però ci piace, signori. Detto questo, noi che cazzo lo dobbiamo fare in questo video? Ok, sì, ce l'ho. Dobbiamo, allora, velocemente, andare di qua, recuperare il rame che abbiamo messo da questa parte. Questo non si cuocerà più né ora né mai, perfetto. Quanti blocchi riesco a fare io di rame? Solamente 3. Sono un po' pochini per l'obiettivo che avevo io oggi in mente. Sono decisamente un po' pochini. Qui quanti ne ho da parte? Altri due. Ok. E poi c'ho altri. Mi manca un blocco per fare. No, non ci credo. Mi manca. Vabbè, metteremo un blocco d'oro, signori. Metteremo oggi un blocco d'oro. Cosa voglio fare? Dovremmo avere anche dei cartelli. Recuperiamo i cartelli che abbiamo. Allora, lo andremo a fare in questa zona di qua, dietro il mulino. Dietro il mulino. Ce l'abbiamo uno spazio 3x3 dietro il mulino? Sì, ce l'abbiamo. 1, 2 e 3. Perfetto. Questo punto di qua, mettiamo i blocchi diversi. Mettiamo questi blocchi di qua. Facciamo un... Allora, abbiamo detto da qua, facciamo 1, 2 e 3. Perfetto. Perfetto, poi facciamo così. Vedete per cosa cazzo lo stai facendo? Ora lo vedrete, signori. Ora lo vedrete. Poi lo andremo piano piano a sistemare. Metteremo, allora mettimi anche questo blocco d'oro qui. Metteremo allora 1, 2 e 3. Perfetto. Col blocco d'oro lo mettiamo al centro. Il blocco d'oro? Sì. Decisamente mi mancano i blocchi di rame. Questo è un problema. Avevo in progetto di fare. Praticamente dobbiamo fare questo di qua. Qua poi ci andiamo a mettere un bellissimo cartello. Che devo mettere da qui, così, così, e mettiamo il cartello qui a capo. Adesso mi scrivi episodio numero 1. Ok, e da questa parte ci mettiamo un altro bellissimo cartello. Ok, con gli iscritti. Quanti eravamo? 1.552, se non sbaglio, quando ho ripreso bene il canale. Ora, aspettate un attimo. A mo' di... Giusto? A mo' di... Momentaneo, momentaneo. Questi ora poi li sostituiremo, signori. Dobbiamo fare una cosa di questo genere. Ok, dopodiché facciamo 1, quindi questo qua è l'episodio numero 10, giusto? Questa base di qua, quindi 10, quindi 20, 30, 40 e 50. Qui c'è la base del nostro 50° episodio, in cui poi andremo a mettere da questa parte blocco questo. Anzi, sapete che potremmo fare? Possiamo mettere il blocco d'oro al centro. Ok, e il blocco di rame di lato. Poi qua dietro andrà fatta l'altra base. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ok, dopodiché mettiamo un cartello qui con scritto episodio numero 50. Fatto. E questa parte di qua ci andiamo a mettere iscritti, scusate il rumore sottofondo dei braccialetti, iscritti 1554. Fatto, perfetto.
piccoli obiettivi che ci portiamo a casa, signori. Sembrano piccole cose, però essere riuscito a fare, lo devo mettere lì la scala, no? Posso salire tranquillamente così, perfetto, così non mi si rovina la visuale. Facciamo la nostra scalata verso intanto i prossimi 100 episodi, signori. Vediamo fino a dove riusciremo a portare avanti questa scala, signori, questo monumento. Detto questo, andrà sistemato un pochetto, ma lo sistemeremo con calma un giorno che avremo più blocchi di rame. E praticamente l'oro non ci sta male, però forse preferisco tutta una piattaforma di rame. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!